Buongiorno a tutti, oggi parliamo dei prodotti finiti del mese di novembre, anche stamattina di fretta, però la batteria ce l'ho. Partiamo dai prodotti per il viso, che sono due, allora uno struccante e un tonico. Il primo è lo struccante bifasico ai frutti rossi di Bioficina Toscana, che mi è durato veramente un sacco di tempo. Non perché non mi piacesse, quanto perché ne basta veramente poco, giusto poche gocce su un dischetto di cotone, e era quanto ne serviva. L'ho trovato molto delicato. Amelia, per favore, non muovere tutto lì. Se vuoi star qui, stai qui, ma non combinare disastri come al solito. Dicevo che l'ho trovato molto delicato. Efficace su tutti i tipi di trucco tranne quelli un po' pesanti, nel senso che per i trucchi invece un pochino più stratificati con tanto mascara bisognava tenerlo appoggiato un po' di più. L'ho trovato appunto più efficace sui trucchi delicati. Ciò nonostante l'ho trovato un buon prodotto, adatto secondo me anche a chi ha gli occhi particolarmente sensibili, appunto perché secondo me non dà nessun tipo di bruciore o fastidio. Ha una profumazione molto delicata di frutti rossi, come ad esempio il latte per il corpo della stessa linea della Bioficina, e basta, questo promosso. Un altro prodotto per il viso che ho terminato è appunto un tonico, è una lozione, anzi, lozione purificante, tonico non si può più dire, lozione purificante impurità per pelle con brufoli e punti neri della linea Aromaderm di Pranarom, che come vedete da questo adesivo gigantesco mi è stato inviato dalla ditta per poterlo provare, non in quanto youtuber, ma in quanto rivenditore, perché io sono in negozio, ho i loro prodotti, ho chiesto alla gente di farmi avere uno di questi da provare e me l'ha mandato volentieri. E devo dire che mi è piaciuto, tra l'altro è 170 ml, mi è durato una vita, è uno di quei tonici che piacciono a me. Belli freschi che lasciano proprio quella sensazione di aver finito la pulizia, bello. Un diffusore spettacolare, non diffusore, uno vaporizzatore che fa proprio un effetto nebbia. La cosa negativa, tra virgolette, è che questo appunto è un prodotto specifico per la pelle impura, eccetera, eccetera, e consiglia di vaporizzarlo, su un batuffolo di cotone, non direttamente sul viso perché non va utilizzato vicino agli occhi, e allora è inutile, cioè tanta bellezza, tanta comodità per niente, nel senso, non potendolo vaporizzare sul viso, questo erogatore bellissimo è sprecato per il dischetto di cotone. Però vabbè, a parte questo dettaglio, è un prodotto che mi è piaciuto tanto. E tra l'altro, io ultimamente ho la pelle strana. L'ho sempre avuta molto mista, ma forse con l'arrivo dei primi freddi, con l'età che avanza, non lo so, inizio a avere delle zone che si squamano proprio, soprattutto qui, sulle guance. Non è una cosa strana, però ecco, a me ancora non era capitato. E nonostante tutto, un prodotto del genere non mi ha dato fastidio, quindi è comunque promosso. Poi passiamo ai capelli. Due prodotti, uno nuovo e uno vecchissimo, nel senso che ve ne ho già parlato tanto tempo fa, anni fa addirittura. Ho terminato una confezione di Impacco Nutriente al Cacao di Segreti di Natura. Non so se ve lo ricordate, questo è un prodotto che ho amato molto in passato, che non ho usato per un bel po', per il semplice motivo che avevo sempre cose nuove da provare, ma mi sono resa conto che avevo alcuni pezzi di questo prodotto in negozio che erano scaduti, infatti questo è scaduto a inizio 2018, non potendoli più vendere, ne ho regalato uno me lo sono portato a casa perché comunque era ancora buono. Non c'era niente che non andasse in questo prodotto, però ovviamente non lo potevo più usare. E confermo il mio amore per lui, io l'ho sempre utilizzato al posto del balsamo. Ha un profumo di cioccolato buonissimo, anche se io non amo cioccolato, però veramente buono. Ne basta poco per districare proprio bene i capelli, li nutre senza appesantirli, quindi anche sul mio mosso, che come sempre non ha bisogno di cose troppo pesanti, perché sennò si affloscia, l'ho trovato adatto, quindi è un prodotto che consiglio sempre molto molto volentieri. Non ho detto i prezzi di niente,
Il tonico non lo so perché me l'hanno omaggiato. Questo non lo vendo da troppo tempo e questo non me lo ricordo. Questo mi sa che siamo sui 13 euro e l'impacco al cioccolato mi sembrava abbastanza economico, forse un 10-11 euro. Un altro prodotto che mi sono portata a casa dal negozio, sono tutti i prodotti dal negozio. Oggi sì, incredibile. Vabbè, ok. Lasciatemela passare, dai. È il fluido modellante arancio e aloe di Essere, con cui ho avuto un rapporto sinceramente di amore e odio. Perché quando mi sono portata a casa questo prodotto, avevo ormai imparato a mixare i prodotti per lo styling, quindi a mettere un prodotto un pochino più gelatinoso, più fissante sulle lunghezze, per poi andare a dare una botta di volume con una mousse, soprattutto sulle radici. Con questo prodotto non è stato possibile farlo perché è un gel, molto gel, non so come dire, ha proprio quella consistenza un po' appiccicosa e un po' filamentosa del gel e va in contrasto con tutto quello che ho provato ad utilizzarci insieme. In contrasto cosa significa? Significa che quando poi i capelli si asciugano si vedono i pallini bianchi, soprattutto alla radice, ed è una cosa ovviamente bruttissima perché sembra che abbiate la forfora. Almeno. Questa volta direi su di me, in realtà ha avuto lo stesso effetto anche una mia cliente, quindi una mia cliente riccia. Quindi è un parere abbastanza condiviso. È un prodotto che però ho imparato a gestire ed apprezzare utilizzandolo da solo, come mettendone non molto. E non semplicemente facendo, come si dice, crunching, scrunching dal basso verso l'alto così, ma prima passandolo tra i capelli, pettinandoli un po' e poi lavorandoli dal basso, quindi distribuendolo bene in una sorta di pettine con le mani e poi massaggiandolo, insomma, distribuendolo dal basso. Così facendo è risultato un prodotto accettabile per i miei capelli, che dava comunque un bel effetto abbastanza mosso, senza appiccicare, senza dare quella sensazione di capello già sporchino o sapete quando rimane, magari non tutti i capelli, ma qualche ricciolino un pochino più intriso di prodotto che sembra secco e rigidino lì così. Quindi distribuendolo bene in questo modo mi è piaciuto, ci ho tenuto un po' però, per fortuna la confezione è grande, è da 250 ml e mi è durata tantissimo, veramente tantissimo. E il prezzo di questo non ne ho più pallida idea, oggi lasciamo, cioè perdonatemi, è una giornata proprio così. Poi un altro prodotto che avevo in bagno da una vita, io non so, probabilmente si distribuiva di notte, e dire questa cosa non mi fa onore perché sembra che io non mi lavi, in realtà mi lavo, però è un detergente intimo che non sembra grandissimo, ma in realtà è un 250 ml della Cetaré, Salvia e Timo, e mi è durato un casino perché il dispenser è bello perché non lancia una quintalata di prodotti, ma proprio una puntina. E per l'igiene intima, diciamo che basta e avanza. E mi è piaciuto, l'ho trovato delicato, mi è piaciuta la profumazione perché è la stessa del sapone per le mani della Cetaré che io amo alla follia, lo sapete che mi piace tantissimo. E basta, cosa dire di un detergente intimo? Se è delicato, fa il suo lavoro, è promosso. In più dura anche un sacco, quindi super promosso. Amelia, scusami, devo proprio prendere le ultime due cose che ci sono in questo sacchetto, su cui tu ti sei sdraiata, ovviamente. Le ultime due cose sono una crema mani della Biolab, prodotto da Qualicos, che è una ditta che produce tante linee di cosmetici naturali, ed è questa qua, la fitocrema mani con estratti di argan, che io ho aperta in negozio anche questa. Sarà un anno. Perché non perché non mi piacesse, ma perché prima di tutto è un 75 ml, quindi abbastanza grande. E poi va sempre a finire che in negozio, oltre a quella che ho aperta mia personale, provo sempre i tester o ne ho dietro altre in borsa, insomma. Però è una buona crema. Niente per cui fare i salti di gioia, diciamo una crema mani classica, normale, fattibile.
fa il suo lavoro, tempo di assorbimento medio, medio-basso, non è di quelli che si asciugano immediatamente appena le mettete, ma neanche di quelli che fanno patina oppure vi lasciano le mani unte per 10 minuti. La profumazione direi neutra, neutra con una punta vagamente dolce, però direi di crema. E niente, devo dire che fa il suo sporco lavoro, l'ha fatto bene e no, non posso lamentarmi. E l'ultima cosa di cui vi parlo è una mini taglia di bagno doccia, bagno schiuma lino tè bianco della linea profumati di benessere di Dottor Taffi. Questi appunto li avevo in negozio come parte di vecchi kit regalo e l'ho utilizzato in palestra. E devo dire che mi è durato esattamente 11 volte. Perché io ho comprato un pacchetto di 10 più 1 lezioni col personal trainer e mi sono portata dietro sempre questo e adesso è finito. Quindi esattamente 11 volte per un 50 ml, sarà buono? Boh. Non lo so. Il profumo di questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Della linea Profumati di Benessere è uno dei miei preferiti. Fresco, un po' agrumato. La confezione mediamente comoda perché vabbè, in doccia, in palestra sono meglio quelle magari a click, però vabbè, si apre così, ce la possiamo fare. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo, e forse è per questo che non mi è durato poi un'infinità di tempo, è che il prodotto è molto molto liquido, quindi ogni volta era come versare tipo del latte. Quindi bisogna stare un pochino attenti a gestirli questi, però di base è un buonissimo prodotto, lava bene, fa la giusta quantità di schiuma che per me è sempre un mai troppa e per quanto i prodotti naturali non abbiano delle profumazioni persistenti a mille o intensissime, io sulla pelle per un pochino lo sentivo perdurare, quindi tanto di guadagnato. Delicato, non mi ha dato mai problemi di prurito e irritazione, quindi promosso. E basta, questo è quanto. Ho parlato velocissima, penso, perché non ho tanto tempo. Spero che questo video vi sia stato utile. Se conoscete qualcuno di questi prodotti, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!